E ciao a tutti amici, sono sempre Gold e benvenuti in questo nuovo episodio di Rimworld. Gente, ho fatto un po' di progressi off camera. Allora, ho risolto il problema dell'acqua. Cosa ho fatto? Ho spostato qua il trattamento delle acque. Qua ho messo tre pumping station che hanno una capacità totale di 10.000 litri al giorno. Come vedete non ci sono più i deep water well perché ho fatto due cose. Una è una stazione di pompaggio qua, con quattro deep water well, questi qua. E qua invece c'è un'altra con 6. Ho messo anche qualche prop. Questo perché dall'altra parte hanno continuato ad estrarre acciaio e quindi facevo andare avanti e indietro la truppa. Anche qua hanno raccolto un po' di acciaio. In più è passato anche un mercante che ne aveva un po'. Purtroppo non sono riuscito però a far funzionare la Rich Traders. Pare che non stia funzionando. Anzi, voglio giusto vedere qua nel mod settings. C'è Rich Traders. No, non c'è. Non c'è la Rich Traders. A quanto pare non funziona. Per qualche ragione, whatever. Comunque, proverò ancora a testare qualcosina sempre con la Rich Traders per vedere se effettivamente riusciamo a fare un po' di soldi. Inoltre, c'è stato un prison break. E quindi abbiamo deciso tipo di spezzare le gambe a tutti. Si stanno ancora riprendendo. Cass si è presa schiaffi da Ettore perché ha iniziato ad appiccare fuoco a caso, Ettore gli ha dato due mazzate. E per il resto stiamo raccogliendo, che è una meraviglia. E credo che sia tutto. Ah no, siamo andati avanti anche con i server, come potete vedere. E adesso abbiamo 400 punti hacking, che non so sinceramente cosa sia. L'obiettivo di oggi però, come potete vedere, è costruire altri due Steel Punisher. Ma per quale motivo? Perché ho deciso, gente, che inizieremo a fare degli attacchi. Io ho un attacco in particolare. Faccio una fire mission qua. Abbiamo questa città qua sopra, che è dell'impero. Credo sia dell'impero. Dell'impero? Sì, di The Broken Empire. Sono pure aggressivi. Ragazzi, sapete benissimo cosa vuol dire. Noi arriviamo lì, facciamo le fire mission, letteralmente facciamo piovere fuoco dal cielo. E intanto lasciamo lì la truppa. Allo stesso tempo, però, facciamo portare via la nave. Perché non voglio che effettivamente ci sia il rischio di perdere la nave. Probabilmente dispiegheremo anche gli animali, che come vedete adesso stanno venendo addestrati. E ad esempio manca soltanto la quarta unità cibernetica, la K9, che devo utilizzare la batteria. Training, cos'è che gli manca? Ancora uno per l'attacco, quindi è praticamente pronta. Andiamo un attimo a Ostia. Quindi vi faccio vedere cos'è che ho fatto qua. E anche qua ci sono stati parecchi progressi. Come potete vedere, stanno finendo adesso, ma ho fatto una parte piccola di setup. Sì, piccola, insomma, aspettate. Ho fatto parecchio lavoro di setup. Mancano giusto questi due pozzi che però stanno per costruire. E un altro crude cracker. Ho fatto spostare questo che era qua sotto, qua sopra. E credo sia tutto. Ah no, non è vero. Qua, la prigione, la stanno finendo. Spero che funzioni. Manca ovviamente l'illuminazione. Gliela mettiamo subito. Spero davvero funzioni. Ma credo sia tutto. Credo sia tutto. Yes. E ho fatto cambiare tutte le coltivazioni. Riso. Ok. Allow sowing. Allow sowing. Perfetto. Qua ha finito anche. Ha finito. Ok, tutto a posto? Sì. Hanno finito le moisture pump. Gli ho detto di trasportarle qua sotto, però non gli arriva la corrente. Ah, bene. E fai anche te la stessa cosa, ma da qua. Va bene, credo sia tutto. Devo finire qua con i cavi. Benissimo, benissimo. E quindi qua la produzione sta andando avanti come se non ci fosse un domani, come potete immaginare. E that's it, perfetto. Ok, lasciamo un attimo Ostia che vada avanti per cavoli suoi. Perché adesso io mi voglio un attimo concentrare appunto su avere i Punisher pronti. Perché dobbiamo attaccare. E quindi dovremmo far partire la truppa. Sapete, la solita cosa. Credo che l'episodio di oggi ruoterà tutto attorno a questo attacco. Perché ci stavo pensando, non c'è cosa migliore di andare a prendere dell'acciaio smantellando effettivamente le altre città nemiche. Quindi conquistata quella città,
Noi, vabbè, fondiamo un attimo l'avamposto e la smantelliamo tutta. Cioè, ma proprio tutta, ragazzi. Ci vorrà parecchio, però. Ma parecchio, parecchio. E volevo farlo teoricamente prima che arrivasse l'autunno e l'inverno. Perché se vi ricordate, poi le cose si mettono male. Cioè, inizia a nevicare e noi non possiamo fare più nulla. Va bene così, dai. Bello come paghiamo in droga e organi. Letteralmente, paghiamo in droga e organi. Ah, se non è sketchy questo, se non è sketchy questo, davvero. Ok, Xigoro, dai. 8 componenti, qua l'acciaio, coal sta andando, bene. Chiamo la nave della Rimatomics, ci facciamo una speedrun in sti 2 giorni. Purtroppo diventerà autunno, ma fa niente, ci chiamiamo la Rimatomics. Vediamo se possiamo comprare del plutonio, delle testate nucleari, non mi interessa. Le dobbiamo fare, ragazzi, le dobbiamo fare. Abbiamo finito tutto l'acciaio comunque nel fare ste cose, eh. Per dirvelo. Magazine 25, 25, 25, perfetto. Tra quanto arriva la nave? Tra quanto arriva la nave della Rimacromic? Dov'è? 1,2 giorni, ci siamo, eh. Ci siamo ormai. Fuck. Oh fuck. Oh fuck. No, 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 si sta per spegnere di nuovo il reattore. Il reattore non regge. No, è andato in scram. Ok, questo è partito. 16.000. Dai, fai partire anche questo. Per favore. Ok, sta arrivando il giorno. Pian piano si stanno di nuovo avviando alcune cose. Spero tra cui anche il reattore. No, il reattore è spento. Ok, si sta avviando. Si sta avviando? Si sta avviando, direi di sì. Scusa Margherita, vabbè no, prendiamo qualcun altro. Inga. Inga, vieni qua. Sei pure più vicina, perché non chiamo sempre te? Niente, si vede che comunque è arrivato l'autunno, meno uno diretto proprio. Però purtroppo abbiamo finito l'energia, quindi adesso dobbiamo andare in ricarica, non possiamo comunque partire. Comunque adesso siamo in surplus, terrò acceso tutto, compresi i generatori, non mi interessa. E vediamo. Vabbè, aspettiamo la nave. Ok, gente, nel mentre mi sono messo di qua a fare un po' di designing e ho messo giù l'edificio per l'industria e 2 generatori, perché probabilmente li utilizzeremo, non c'è niente da fare. Quindi sì, è da fare come cosa. Però ci metteranno comunque una vita ad estrarre l'olio. Quindi buona fortuna a noi. Ad estrarlo e a processarlo, figuriamoci. Trovato, ce l'aveva Cole. Adesso lo facciamo portare indietro. E poi carichiamo tutto nella nave. Quello è comodo perché farà danni. Farà danni. E se dobbiamo attaccare una città, ci sta. Oh, è arrivata, è arrivata. Eccolo qua, no. È arrivata la nave. Quindi te vai qua. E dai. Ok, dai. No, non accettano gli organi. E si sono rovinati. Questo per forza. Con 9.000 ci prendiamo ancora dell'acciaio. E dei componenti, immagino. Ce li spendiamo tutti sti soldi. Sì. Andiamo così. Dai. Però almeno una testata nucleare ce l'abbiamo e possiamo fabbricarne un'altra. Si parte, gente, si parte. 600, forse riusciamo a fare 3 attacchi, quindi 3 fire mission. Va bene. 3 fire mission si potrebbe fare, si potrebbe fare. Scusate, esattamente cosa sarebbe questa cosa che sto vedendo? Perché questa non è una città. A me sembrava una città, ma è questa in realtà la città. In realtà no, è la città con l'icona rossa, soltanto che l'impero ha perso quella città dopo essere appunto stati attaccati da un'altra fazione. E quindi no, non mi ricordavo male, semplicemente non avevo visto l'evoluzione delle battaglie. Cos'è? Fazioni, Ambas Nation. Sono una Savage Tribe, assolutamente. Scusate, raga, ho sbagliato. Ho sbagliato, scusate, rientrate tutti. Rientrate tutti. Questa è una città. Questa è assolutamente una città. Qua e difendete tutti. Ari, veloce.
Ok. Ready for launch, perfetto. Te ne vai qua vicino. Vai su, difendetevi. Da bravi, difendetevi. Muovetevi. Muovetevi in posizioni difensive. Ok, benissimo. Dai, dai, dai. Ok. Adesso iniziano i veri e propri crimini di guerra, ragazzi. Perché si torna a Roma. Sperando che abbiano fatto il cazzo di refill qua. Va bene. Quasi, perfetto. La Cambro c'è, perfetto. Fire mission, fatemi vedere. Yes, possiamo fare tre attacchi. Ok, stanno per arrivare i colpi. Tanto la nostra truppa si sta difendendo. Vediamo dove sono i colpi. Ci stanno mettendo un po'. Ok, stanno arrivando. Wow, il primo è arrivato. E anche il secondo. E direi che sono stati molto precisi anche. Oh. Yes, hanno colpito. Wow. Ad averne di più, guardate. Ah, hanno sbagliato qua. Oh, what? What? Cos'è tutta sta roba? What? Ok, non abbiamo ancora finito. Perché adesso è il momento di uscire e fare a pezzi tutti gli altri. Ok. Ah, ho rotto Rimworld. L'ho rotto, regà, l'ho rotto. Ok, è finito, è finito. Perfetto. Wow. Cioè, wow è l'unica cosa che mi viene da dire. Potrei utilizzare subito una testata nucleare, ma non mi pare il caso. Credo che semplicemente facendo search and destroy ce la faremo. Mi hanno colpito Ettore. Dai. Cioè, guardate qua. Fanno paura. E stanno arrivando, Ne continuano ad arrivare. Ok, andate di qua. Così uscite praticamente fuori dal loro range. Boh, un colpo ci voleva. Oh, merda, hanno preso Ferco. Cazzo, che botta. Oh no, oh no, 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 no. Assolutamente, assolutamente. Dovete sparare qua. Hanno preso Ferco, hanno preso Ferco. Oh. Per poco non la prendono di nuovo. Allora, Ettore è un medico, volendo. Rescue? Allora, facciamo così. Forniture. Medical. Ettore. Rescue. Ma quello va mi lì, prendete lui. Ok, tending. Credo che non si possa fare niente. A meno che... No, non possiamo. Dobbiamo far venire Ari. Ok, Aria adesso arriva qua. Dobbiamo caricare tutti. Wow, veloci. Board. Ok, vediamo se riusciamo a tornare velocemente qua a Roma. E soprattutto a salvarla. Andiamo. Non ci credo. Non ci posso credere, Ferco in questa maniera qua. No. Ferco così no, non so se sopravvive. Non so se sopravvive. Torneremo lì, assolutamente. Il problema è che non so se ce la facciamo a farla sopravvivere. Com'è che si sistema un collo così? E che è un peccato perché stava andando così bene.
Rescue. Dai, su. What? Non ci credo. Non ci credo sia ripresa. Siamo tornati indietro per nulla. Cioè, è una cosa positiva il fatto che si sia ripresa? Assolutamente. Però ho scoperto, a quanto pare, che basta semplicemente che l'efficienza non sia a zero e le cose migliorano. Quindi abbiamo perso un'occasione. Fa niente. Ci rifaremo. Ci rifaremo. Colgo l'occasione anche per, a questo punto, terminare qua. Considerando che faremo un altro attacco. Cioè, il prossimo episodio, ve lo dico già, sarà un altro attacco. Questa volta lo porteremo a termine e ci prenderemo quella città. Semplicemente sono andato nel panico per Ferco e quindi sono dovuto tornare indietro. Poco male, perché avremo la possibilità anche di fare un po' più di stoccaggio di energia e prepararci un'altra testata nucleare. Quindi, io termino qua, vi ringrazio tantissimo per avermi seguito, vi invito a lasciare un bel mi piace e un commento dicendomi cosa ne pensate di questo episodio, e come al solito, se avete un qualsiasi consiglio, o semplicemente volete dire cosa ne pensate, ditelo qua sotto nei commenti. Io vi ringrazio ancora per la visione, sono Gold, e noi ci vediamo nei prossimi video. Bye bye!